Tele due ruti, il marchese Fulvio Abate. Situazionismo e libertà, il movimento che ho voluto donare a me stesso e anche in fondo a chi segue Tele due ruti. Ecco, questa è la tessera del 2014, disegnata così come il simbolo da Volinsky, straordinaria figura del 68 francese, parigino, con i suoi disegni, con le sue vignette. Beh, situazionismo e libertà è comunque una realtà, un movimento poetico, come se vuoi lo era il dadaismo, un po' meno il surrealismo, che aveva un atteggiamento più dogmatico, così come era il club di Topolino. Questa è una tessera del 68 che appartiene a una persona a me cara. Situazionismo e libertà in qualche modo sta rispondendo ai nostri bisogni. Quando tutto intorno percepisci un clima angusto, la mediocrità, beh, cosa c'è di meglio di creare un movimento? Ecco, c'è perfino la bandiera che abbiamo realizzato. Vedi, qui vedi meglio il simbolo disegnato da Volinsky. Abbiamo perfino creato le spillette, se non ci credi. Vedi, le spillette di situazionismo e libertà. E queste sono le ultime tessere per il 2014. Molto presto, nei primi del 2015, comincerà il tesseramento per l'anno nuovo e non sarà più Volinsky a disegnare la tessera, ma chissà chi è. Sì? Pronto? Pubblicità, ma... Dicevo appunto, situazionismo e libertà, abbasso la realtà, ce la reinventiamo a nostra immagine e somiglianza. È una posizione aristocratica, certo che lo è, ma è un dovere verso noi stessi. Dice, non ti capiscono, e chi se ne sbatte? Da decine sono nati i circoli, perfino a Istanbul e a Londra, di situazionismo e libertà presenti sulle pagine Facebook. E noi siamo qui e continuiamo. Club di Topolino, situazionismo e libertà. Ah, dimenticavo, nelle prossime settimane ci sarà qui a Roma un incontro con tutti gli aderenti a Situazionismo e Libertà. Vai, vai con la bandiera. Scusa. Vai con la bandiera, vai con la bandiera. Sventola la bandiera, sventola la bandiera, vai. Dice, ma sei un cretino. È un cretino felice. Mica cazzi.